Guardate che simpatici questi. Questi sono tipo dei cracker con lady. Questi a me non piacciono. La challenge di oggi si fa seria. Riuscirà Seba a trovare della frutta a meno di un euro al 100 yen shop? Ma forse uno spicchio di limone? E no, le caramelle alla frutta non valgono per questa sfida. E nemmeno la frutta finta. Eccoci qua al Lawson Hyakuen, che questa, a differenza dell'altro negozio che ho fatto vedere di Hyakuen, vende praticamente solo cose da mangiare. Quindi abbiamo le banane a 100 yen, queste cipolle a 100 yen, due... guardate come si presentano male comunque. Due limoni a 100 yen, il polpelmo a 100 yen, cetrioli a 100 yen, queste mele a 100 yen, no, queste sono a 300. Intanto ci sono alcune cose che costano di più. Queste sono delle patatine col satsumaimon e questa è la patata viola invece di Kyushu. Poi qua c'è il pane, guardate, vi faccio vedere il pane più schifoso al mondo. Eccolo qui, questo è un pane che fa di uno schifo. È il pane con dentro la yakisoba. Io non lo auguro neanche al mio peggior nemico. Però a tanti giapponesi piace, soprattutto ai bambini. Boh, questi sandwich che non mi sono mai azzardato a comprare. Magari però con questi riuscirei a fare il sandwich a forma di orsetto del video di qualche giorno fa. Vi lascio il link se non ve lo siete visti. Poi c'è questo pollo che sembra tutto più che pollo. 100 yen, 60 calorie, ma ti credo, pesa un grammo. Il natto, tutto a 100 yen. Però tipo per esempio ci sono cose che costano di più, come vi dicevo. Gli onigiri sono 100, però per esempio sono... ah, però vedete anche il riso 100. Questo però tipo è 300, quindi sì, la maggior parte delle cose è 100 yen, alcune cose sono 300. Guardate poi quanti tè che hanno, tutti a 100 yen. Il tè giapponese però non lo batte nessuno. E queste invece sono marmellate, le marmellate. Tantissimo tè, poi c'è qua tutta la sezione dei ramen e delle varie zuppette. Ogni tanto c'hanno anche delle cose, delle paste, però qua non le vedo. Poi questa è per fare la nabe, costa solo 100 yen, è poco il sugo della nabe, solo 100 yen, no? Poi qua ci sono le uova, qua ci sono io. Poi qua ci sono i vari, costano pochissimo, guardate, tutto questo yogurt per solo 100 yen. Oppure tutti questi bignè per soli 100 yen, costa poco, no? Utensili per la casa, cibo per il vostro animale preferito. Guardate che simpatici questi. Varie cose per la casa, calzini, mutande. E poi qua c'hanno tutte le cose per farvi belle, penne, cose per la bici, perché tutti vanno in giro in bici, contenitori minuscoli per liquidi, questo se volete fare calligrafia, vedete c'è un po' di tutto, colla, guardate che simpatica la colla, porta cose, detersivi vari, bevande, poi qua c'hanno un altro po' di cose, perché qua c'hanno tutta la zona schifezze, queste a me non piacciono, queste sono tipo dei cracker con lady, queste qua sono per Oshogatsu Kazari, praticamente queste sono degli decorazioni che si mettono nelle case per il New Year, quindi per celebrare l'anno nuovo, questo è il marshmallow, che c'è sia il gusto di mango che normale. Se volete stare healthy non è proprio il negozio migliore forse Hyakuen, però se volete soddisfare il vostro desiderio di fame, guardate, questi sono tipo i pezzi che avevo preso quando ho fatto il pupazzo di Natale. Comunque vedete un sacco di cose. Io comunque dicevo che tra tutto questo cosa mi comprerò questi bei calzini, ovviamente 100 yen. Bene, poi ci sono i vari tipi di caffè, da qua in su sono caldi, veramente caldissimi, se li toccate vi bruciate. E poi questi sono freschi. Qua invece se volete farvi il ramen, comprate il ramen lì e poi volete già scaldarvelo, qua c'è praticamente, esce l'acqua calda e potete scaldarlo, basta che premete qui e esce. Allora dovete premere il rocca e poi esce qua, vedete? E vedete qua ci sono altri tipi di ramen, ce ne sono tantissimi di ramen. Bene, spero che la visita a questo Hyakuen Lawson vi sia piaciuta. Comunque vedete, in Giappone si può trovare anche frutta che costa un po' meno. Però, vedete, questo costano, queste sono andate a ruba. Però nel senso che tipo queste mele costano un euro l'una, non so se è tanto poco. E qua ci sono le patate che costano anche un euro per un sacchettino così, anzi un po' meno di un euro, 80 centesimi. Poi qua ci sono ravanelli e queste ninjin che sono le carote che costano sempre così. Spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo domani con un altro video alle 2 di pomeriggio. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo Hyakuen Lawson e allora a domani. Un PS divertente, se dal Hyakuen Store volete spostarvi a prendere il bus, ecco qui la stazione con in bus è divertentissima, guardate, con le sedie che la gente si è portata da casa. Perché qui tra un minuto arriva il prossimo bus, perché praticamente questa è la stazione, si chiama, siamo praticamente a Suga e è la Rajuku delle persone anziane, diciamo. E quindi uno può mettersi qua e aspettare il treno così, su una comodissima sedia. Vabbè, noi ci vediamo domani con un altro video alle 2 di pomeriggio. Scrivetemi nei commenti se avete domande, altre cose da dirvi. Iscrivetevi, vi aspetto. Ciao, un bacio.